Viviamo tutti aspettando il vaccino, ma io mi domando, nell'attesa non c'è modo di trovare un sistema ugualmente efficace? Ragioniamo, usiamo il buonsenso. Dunque, il virus deriva dal pipistrello. Ora, mia nonna, i vecchi metodi della nonna, quando un pipistrello entrava in casa, lei non seguiva per la stanza con la scopa. Eccolo, secondo me, se noi si cammina tenendo delle scope in mano, cioè il virus gira alla larga e se le ricorda, ce l'ha una memoria. Tra l'altro, questo sarebbe un sistema efficace, ma anche omeopatico, qui non ci sarebbe nemmeno da discutere con i Novax. A settembre i ragazzi a scuola con una bella ramazza e invece di educazione fisica si puliscono al secondo piano. Cioè, usiamola un po' la fantasia, perché vedete, il virus, se noi lo consideriamo extraterrestre, diventa indistruttibile. Se invece lo umanizziamo, diventa vulnerabile. E allora io vi dico, cosa ci fa paura a noi? È questo importante. Per esempio, io invece delle mascherine girerei sventolando una cartella di Equitalia. Vedrete che il distanziamento sociale si crea da solo. Un altro sistema abbastanza repellente per il virus potrebbe essere quello di chiedere a Morgan di riscrivere il testo di una canzone. Bugo l'ha fatto scappare, magari ci riesce anche col virus. Che ne sai? Osiamo.